Un primato inaspettato ma di certo meritato per un Pescara che da qualche giorno guarda tutti dall'alto. Risultati che hanno creato entusiasmo anche in seno alla tifoseria biancazzurra tutta quanta, ma specie in chi ha mostrato grande vicinanza alla squadra nei momenti di difficoltà. Un primo posto che è una piccola ricompensa delle ultime travagliate stagioni, ma il campionato è appena agli inizi e il tecnico Beppi Pillone, già nell'immediato dopogara col Benevento, ha inteso subito fissare l'obiettivo di questi giorni: lavoro. L'allenatore di Preganziol sa bene come le cose possono cambiare in un battito di ciglia. L'unico modo per restare competitivi a certi livelli è stare sempre sul pezzo e non abbassare la guardia, non specchiarsi troppo in un primato che, causa sosta, la classifica mantiene per queste due settimane. Pillon, che d'altro canto può fare leva su un aspetto fondamentale rimarcato due giorni fa dal DS Luca Leone: la voglia di rivalsa dei reduci dello scorso anno. Una stagione indigesta che non è piaciuta in primis a chi in campo è andato e per vari motivi non ha reso al 100%. Ora questo senso di rivincita è una delle principali molle che spingono il gruppo, contagiando anche i nuovi. Non a caso uno della vecchia guardia, Vincenzo Fiorillo, il cui sogno, noto da tempo, è riportare il Pescara in Serie A e centrare poi la salvezza nella massima serie, nel post pubblicato dopo Pescara-Benevento ha scritto: «Siamo quelli in cui nessuno credeva, ma siamo anche quelli in cui qualcuno inizia a rispecchiarsi, quelli che non mollano mai». Parole che danno il senso di una squadra in missione. Mantenere questo spirito per tutta la stagione significherà che nessun traguardo può essere precluso. Sul campo, intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi in vista del match di venerdì 19 alla Spezia. Da verificare la possibilità di riavere a disposizione Antonucci. Pillon dovrà poi monitorare le condizioni dei nazionali che rientreranno alla spicciolata la prossima settimana: Melegoni, Castrati, Memushai e soprattutto Machin, che giocherà il 16 ottobre in Madagascar con la sua Guinea Equatoriale e potrebbe tornare in tempo utile per la sola rifinitura. Caponi invece sarà fuori per due mesi o al massimo tre, dopo l'operazione in programma alla clinica Quirón a Barcellona per ridurre la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro.